Buonasera e ben ritrovati su Dinamo TV, ma direi buongiorno! da Spokane Seattle ovvero dalla sede di Gonzaga University perché lì siamo nove ore indietro è mezzogiorno e quindi eh, sono, è un buongiorno per Riccardo Fois che è il video coordinator analyst di Gonzaga ma lavora anche eh, per la nazionale italiana e soprattutto Gonzaga è al primo posto eh, in America per quanto riguarda i college un grandissimo risultato e si giocherà le March Madness le foglie di marzo in America una delle competizioni più seguite per cercare di arrivare in fondo eh, buongiorno Ricchi e innanzitutto partiamo ovviamente dall'Italia dopo 13 anni torna al mondiale la squadra azzurra prima di tutto faccio i complimenti ai ragazzi all'allenatore, allo staff tecnico a tutti quanti perché qualificarsi al mondiale non è scontato e basta vedere la Slovenia che non ce l'ha fatta la Lettonia che non ce l'ha fatta la Croazia quindi non era assolutamente scontato, è un risultato importante che ci consente di tornare a una competizione mondiale e quindi di far crescere ulteriormente eh, alcuni giocatori che hanno fatto benissimo in queste finestre e ci hanno aiutato a qualificarci. Non è sempre facile in un gruppo, il gruppo che si è qualificato al mondiale poi dovrà aggiungere da Tome, Melli, giocatori NBA. Non è facile creare la chimica, ci saranno delle scelte dolorose riguardo l'inserimento di giocatori NBA ed Eurolega penso che Sacchetti è un allenatore che ha sicuramente più esperienza di me quindi sa come gestire benissimo le sue squadre e non ha bisogno dei miei consigli ma mh, ho l'idea da fuori che i giocatori NBA e i giocatori Eurolega siano sempre stati in contatto e siamo sempre stati parte di questo gruppo e quindi penso che non ci sarà nessun problema a reinserirli è Che Sacchetti sa benissimo quale qual sia la formula vincente per avere un gruppo coeso e che ci possa dare la possibilità di raggiungere eh, il risultato migliore ai mondiali. Anche perché io penso che i mondiali siano così come le Olimpiadi, una competizione di gran prestigio, ma paradossalmente più facile di un europeo perché basta azzeccare un paio di partite un paio di combinazioni vincenti per ritrovarsi in zona medaglie. Petrucci in settimana ha detto che stai lavorando in, in, eh, insieme a tutto il tuo staff, allo staff della nazionale per quanto riguarda un eh, fenomeno È americano di Milwaukee, ovvero Dante di Vincenzo che potrebbe prendere il passaporto italiano, ma non solo, c'è anche Nico Menion che scalpita già esordito appunto con la maglia azzurra una promessa anche lui. Dante mi ha scritto dopo che ha saputo che ci siamo qualificati, era molto contento e non vede l'ora di avere il passaporto, così come altri due o tre ragazzi con cui stiamo parlando ah, è stato fatto un grande investimento da parte del presidente, e del segretario Massimo Valle, il nostro avvocato che sta lavorando con Dante e con gli altri ragazzi, e loro sono i, i veri artefici di questo, di questo cambiamento. Stiamo cercando di dare la possibilità ragazzi italiani eh, che per legge italiana hanno diritto al nostro passaporto eh, di avere questa opportunità di aiutarli e quindi di far parte del, del progetto azzurro. Abbiamo messo insieme con questo gruppo una struttura per individuare questi ragazzi non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano e quindi ragazzi che vogliono far parte del progetto azzurro, della famiglia azzurra. E che siano disponibili a venire a giocare per la nazionale nei momenti più positivi, ma anche nei momenti dove magari sarebbe più facile dire di no. E quindi sono molto contento. E penso che sia una cosa bella per il nostro basket, ma soprattutto una cosa bella per, per questi ragazzi che, hanno, che si sentono italiani e hanno voglia di partecipare alla, alla rinascita della nostra nazionale e ai successi futuri della nostra nazionale. E Nico Magnon. Fa sicuramente parte di questo gruppo, lui ha già preso il passaporto, ha già esordito con la nazionale. Quindi penso che ci sarà un futuro, um, un ottimo futuro anche per lui e che possa aiutare i colori azzurri a vincere una medaglia. Adesso, ovviamente, parliamo di Italia, parliamo di Coppa perché c'è una squadra in Italia che domina, domina il campionato, cerca di entrare nei playoff nelle prime otto di Eurolega, ha dei giocatori fortissimi eppure si arriva alle final 8 e viene subito eliminata e vince Cremona. Ho guardato la Coppa Italia perché avevo un paio di giorni off e sinceramente non sono sorpreso perché vivendo a March Madness ogni anno. Capisco quello che sia la, la difficoltà di partite secche con squadre di buon livello, basta una giornata storta come è successo a Milano eh, per vanificare tutto. Capisco che da fuori eh, può sembrare non così naturale, ma purtroppo è, è, la, be purtroppo è la bellezza del, del basket. E quindi penso che Milano stia facendo una gran stagione, sta dominando in Italia, in Eurolega è assolutamente lì, nonostante gli infortuni per giocarsela ai playoff una serata negativa non cancella tutto questo. Così come Cremona è stata bravissima ad arrivare alla Coppa Italia eh, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico al meglio e ha giocato tre partite di altissimo livello conquistando la Coppa Italia. Penso sia la cosa più bella del della Coppa Italia, dall'opportunità a squadre che magari in una Serie A7 non potrebbero competere a quel livello, di avere tre giorni di grazia, giocatori di esaltarsi e di arrivare al di portare la propria squadra a un titolo import importante. Sicuramente avrai sentito, avrai letto il pezzo, l'articolo per il New York Times eh, scritto da Zach Messit, eh, eh, presidente di Ripon College, eh, ha riscosso sicuramente molto interesse, ha suscitato molta curiosità in Italia. Ho letto il. La... Articolo del New York Times riguardo, riguardo la Coppa Italia, non, non, ho, non ho dubbi, gli americani sono comunque un popolo appassionato dell'epica sportiva, un popolo uh, che racconta le storie sportive. Quindi, per loro, c'è un piacere intrinseco nel vedere uh, Davide che batte Golia e il, lo stesso concetto della March Madness, e penso che anche in NBA sappiano queste, queste cose qui, c'è gente di altissimo livello che lavora lì e quindi se ne rendono conto. Mm, non so, immagino che in futuro sia possibile anche per, per l'NBA avere una competizione simile, magari strutturata in maniera diversa, ma che permetta alle squadre di, di giocarsi un trofeo in gara secca. Non so quando succederà, ma mm, mi rendo conto vivendo lo sport americano che c'è una grande passione da parte del degli americani, sia detti lavori che, che fans occasionali, verso le competizioni europee che hanno comunque ancora questo uh, romanticismo sportivo, come può essere le promozioni, retrocessioni uh, della Premier League uh, piuttosto che la Liga o la Serie A, così come la Coppa Italia, Coppa del Re e le altre competizioni uh, live or die uh, del, del campionato del panorama europeo. Ovviamente parliamo anche di Dinamo, da coach Esposito a coach pozzecco, una squadra che comunque era in corsa su tre fronti, è uscita in semifinale nelle final eight. Che idea ti sei fatto sulla nostra squadra, Ricky? Sassari l'ho vista uh, abbastanza, uh, prima che, che ci fosse il cambio di allenatore, si sinceramente... Mi era piaciuta molto, mi era piaciuta molto l'idea di gioco che c'era e, e come la squadra si stava sviluppando. Uh, non conosco la realtà, ovviamente uh, penso che tu la conosca meglio di me, ma um, gli infortuni hanno avuto in questo caso, secondo me, una, un, hanno giocato un, un ruolo fondamentale. Ecco, sono arrivate un paio di sconfitte magari inaspettate, che hanno rotto alcuni equilibri. Pozzecco è un allenatore che. Ha ormai grandissima esperienza perché, comunque, ha già allenato in Italia in Serie A a Capo Orlando in una piazza difficile come la Fortitudo. allenato a Zagabria al Sede Vita, quindi, ha anche grande esperienza internazionale. Eh, quindi, penso che sia in questo momento la persona ideale per, eh, per il progetto che ha Sassari, che è cominciato con Coce Esposito, e che penso Pozzecco sia la persona giusta per portare avanti con entusiasmo. Eh, sviluppando quella che era l'identità che si stava creando anche col recupero di alcuni infortunati e con l'inserimento dei nuovi arrivati, dicevamo Gonzaga è al numero uno in America, una squadra di altissimo livello. Mi ricordo l'anno scorso quando ci siamo visti che avev avevamo già. È predetto questo tipo di annata perché Gonzaga aveva dei giocatori ancora junior ancora freshman che erano già protagonisti e quindi la squadra si è rinforzata ulteriormente un campionato NCAA di altissimo livello questa è un'annata che stiamo vivendo di livello ottimo per l'NCAA ci sono tantissimi giocatori di alto livello NBA um, basta citare Zion Williamson, RJ Barrett e ci sono tantissime... Blue Bloods, come si chiamano le squadre più forti, powerhouse di tradizione, che stanno facendo bene, Duke, Kentucky, Virginia, Michigan, Michigan State, sono tutte lì, e quindi fa piacere essere il numero uno perché è la fine dell'anno, vuol dire che abbiamo fatto bene, poi ovvio non conta nulla, gli obiettivi sono quelli di arrivare a March Madness e giocarsi, per, giocarsi tutto per vincere il titolo. Però ci sono anche tantissimi buoni giocatori che penso che potranno fare bene sia in NBA, ovviamente i, più, i migliori, sia in Europa. E, è chiaro che adesso l'Europa si sta adeguando, secondo me, a quello che è stato il cambiamento negli ultimi 5-10 anni, con il livello della G-League che si è alzato, con i, livelli, con i contratti che si sono alzati, con il fatto che molti ragazzi adesso abbandonano la scuola prima anche se non draftati e magari vanno in Europa con l'ambizione di tornare negli Stati Uniti cosa che prima accadeva molto più di rado ed ovviamente essendo ragazzi che vanno via prima arrivano comunque in Europa molti più ragazzi immaturi o che comunque ancora sono nel pieno sviluppo del, della propria carriera sia come giocatore che come persone quindi penso che eh, sia la percezione ecco, che, che sia in Europa degli americani che arriva adesso che siano più scarsi o che siano, non siano più del livello di un tempo, è sicuramente influenzata dal fatto a, che molti giocatori di seconda, terza fascia decidono di stare nella G League e di giocarsi le proprie Chance NBA, e in secondo luogo, dal fatto che molti giocatori, ragazzi, che arrivano in Europa adesso non sono più pronti da 3-4 anni di college come erano un tempo. Infatti non mi sorprende che i giocatori, per esempio come Lendel al Partizan, che è stato 4 anni a St. Mary's, come Nigel ehm, William Goss, che aveva fatto 3 anni di Red Share, quindi 4 anni è andato in Europa e dopo un anno è arrivato in Eurolega, Pengos e dopo un anno è arrivato in Eurolega. C'è comunque un buon numero di giocatori. Americani che arriva in Europa ed è subito pronto a far bene. È chiaro che anche lì, come in tutto, le competenze di uh, scout, GM e allenatore nel fare la propria squadra fa la differenza. E anche qui devo dire che uh, da quel che vedo io, il campionato italiano sta, sta producendo e sta, sta facendo veramente bene da questo punto di vista perché stiamo diventando uno dei migliori in Europa a trovare. Giocatori importanti, aiutare a svilupparli e poi a farli arrivare al livello successivo. Davvero grazie, Ricky, per la chiacchierata. Un grosso in bocca al lupo a Gonzaga per le March Madness. E noi ci risentiamo presto. Un saluto a tutti e un grosso in bocca al lupo al presidente Sarda, a Coach Pozzecco e a tutta la squadra per questo finale di stagione. A presto. Ciao. Il prestito che sa fare tutto.